notte a tutti, che bello. Che paese meraviglioso che siamo, che paese meraviglioso. Però è un paese meraviglioso perché io ci vivo e ci sto bene. Abbiamo un piccolo problema, che è la memoria. Abbiamo la memoria corta. La memoria del pesce rosso, si dice. Si dice così perché il pesce rosso guarda dentro in questa boccia, gira sempre la stessa boccia, guarda fuori, lo sguardo distorto, la faccia del pesce rosso, uno sguardo ebete, trarebete, rincoglionito. Il lockdown ci ha dato una mazzata finale. Durante il lockdown c'è stato un momento in cui io avrei aperto anche i testimoni di Geova. Citofono, dico, venite su ragazzi, ditemi sta cazzo di Apocalisse, come arriva? Sedetevi, faccio un caffè, parliamone. E non è successo. Allora la nostra memoria è fottuta perché abbiamo smesso purtroppo di leggere, abbiamo cominciato a scrivere, cioè scriviamo su Facebook, su Instagram, su TikTok, non si scrive però c'è TikTok, è il nostro maestro. Ci siamo rincoglioniti totalmente e andiamo su Snapchat, non sappiamo cos'è ma ci andiamo, e scriviamo e scatena l'effetto palla di neve, anzi due palle di neve. Se uno mette una notizia, non sa dove l'ha presa, la dice, poi diventa un'altra, poi diventa virale, arrivano i like, poi uno si chiede, scusate, ma chi è che ha detto sta minchiata? L'ho vista su TikTok, l'ho sentita, l'ho letta su Facebook. Non può essere così, dobbiamo andare più a fondo delle cose. E allora, l'esempio sono i vaccini. Io ho avuto un amico che mi è venuto vicino, stai attento, perché a me? Perché ti mettono dentro il microchip. A me? Sì, gli mettono un microchip dentro e poi fuori il 5G, poi l'antenna. Cosa faccio? E poi arrivano i poteri forti, che sono quelli là. Ma chi cazzo sono i poteri forti? Perché è un complesso, i Maneskin, i poteri forti, chi sono? I nomi? Li sai i nomi! Chi? Loro! Ma loro chi? Il Bilderberg! Ho detto, no, il problema tuo non è il Bilderberg, è lo Jägermeister. Va preso meno, a piccole dosi, piano. Non devi più. È roba del TSO. Ma la memoria si può esercitare. Io la esercito. Io ho vissuto anni in cui, lo dico ai ragazzi giovani, ragazzi, attenzione, c'è la leva, eh. C'è l'ipotesi di tornare a fare la leva militare. Io non ho imparato a fare la guerra, ho imparato a fare il letto a militare. Perché a casa non lo facevo, mi facevano fare il letto, il cubo, il nonnismo. Ho imparato a rispondere a un imbecille, sì signore. Che poi continui anche a lavoro, perché è la stessa storia. Troverai sempre un coglione che ti dice cosa devi fare. E tu devi bene che lo impari. E l'ho imparato in un anno. E però, ragazzi, diventa difficile. Cioè, quando va. La cosa che ricordo di più, e lo dico e lo condivido con voi, è la memoria, è la visita dei 3 giorni. Si faceva una visita di 3 giorni per vedere se eri idoneo a fare il militare. Io l'ho fatto in via Mascheroni, a Milano, al distretto. In questa via Mascheroni arrivavi, ragazzino, e dicevano, venga, lei deve fare il militare. E mio papà, che all'epoca era illuso, povero buon uomo, che non c'è più, mi ha detto, mando una pianta al maresciallo, così ti fanno scartare o ti mettono vicino. Deve avergli mandato un bonsai. Perché sono finito in una base NATO in Veneto sottoterra nell'amianto, per cui per 4 anni sono stato fluorescente di notte come quei pigiami della Irge, che li tiravi fuori e facevano le scintille come i fuochi d'artificio. Minchia, è stata una cosa imbarazzante. Sono riuscito a fare questa visita medica e ho chiesto, per favore, come si fa a non fare il militare? No, lei può anche fare il servizio civile. Ecco, lo preferisco. Cosa consiste? 2 anni. Ah, invece di uno, 2. E dove lo fai? Nell'RSA, aiutare gli anziani a pulire il culo. Chi è? Ah no, allora guardi, magari faccio il militare. Oppure faccio come un mio amico, prende le dita, le mette in una portiera di un camion, col gas prima le faceva, e poi pam, la chiude, ti spacchi 2 dita e così salti in militare. Si può fare, l'hanno fatto, sì. E cosa è successo dopo? Hanno messo sul loro curriculum articolo 75, matto e drogato. All'epoca non ti assumeva nessuno se eri matto o drogato, oggi se sei drogato hai delle chance più di altre. Oggi ti prendono meglio. Allora, sono andato a fare la vaccinazione. La vaccinazione, torniamo al discorso dei vaccini, deve mettersi in fila in canottiera e mutande. Come canottiera e mutande? La canottiera non erano di quelle odierne, era una canottiera un po' larga, di quelle con le spalline che andavano giù, ma le mutande soprattutto, non erano di quelle con la scritta dietro Calvin Klein. Erano le cagi erano delle mutande con l'apertura a lato, che prima di, se andavi a pisciare e scappava prima di trovarlo te la facevi addosso, perché dovevi fare un giro tortuoso, e erano scampanate e il modello Maroni che fanno ding dong, perché sotto non era il boxer attillato, era una roba con dovevi toccare il Marone che sfrisava. Andavi davanti a questo signore che veniva fuori con una siringa, dai avanti, come avanti, con la siringa in mano, apri, chiuda gli occhi, metta il petto, ma perché non me la fate qua, il petto? Mi hanno sparato un siringone nel petto, il siero polivalente, vale per tutto.
Io so soltanto che non so cosa è successo. Io per 3 giorni mi sono sentito come un geco, sono stato attaccato al muro, mangiavo le zanzare, stavo da Dio. Al 3° giorno ho avuto un down fortissimo, per 23 anni non ho avuto un raffreddore. Ma non mi sono sognato di chiedere cosa c'è dentro lì, il Bilderberg, e mi mandavano a fare in culo. E vada via il QTC. Allora, questo è il modello su cui... Allora, io vi dico, la memoria si può esercitare come il cervello. Il cervello è un muscolo, ci lavoriamo, abbiamo dei neuroni. Dopo una certa età muoiono e rimangono le sinapsi, quelle cose che ti rimbalzano in testa. La faccia di quello con le sinapsi la vedi. Non sa dov'è, non sa chi è. Ma io ho notato che gli italiani sono un popolo che la memoria ce l'ha. Ed è una memoria storica. Adesso io chiederò a voi di partecipare a questo esercizio. Vi vedo belli carichi. Alcuni sono già con la flebo, altri sul catetere. Ma vi chiedo di partecipare, perché la memoria noi ce l'abbiamo per le canzonette, le canzoni ce le ricordiamo. Allora io chiederei un aiuto, se c'è qui nelle quinte. C'è un chitarrista cortesemente che mi può dare... Andrea, c'è un chitarrista che mi accompagna per fare una canzone col pubblico? Non ci hai detto che serve. Grazie, grazie. Vedi? Serve un chitarrista. Un chitarrista bravo, possibilmente. Vabbè, ce l'avremo. Ce l'abbiamo un chitarrista, basta chiedere, raga. Che... C'è? Bene. Cioè, già che non sono capace a suonarla, però. Ma va benissimo, è quello che serve. È quello che serve. Io non sono capace a cantare, tu non capace a suonare, fanno tutto loro. Perfetto. Allora, le canzoni che noi abbiamo in memoria sono, almeno della mia generazione, perché c'è qualche giovane si faccia istruire dalle persone più anziane, vedo che. Vediamo quanto anche siete anziani. I Pooh li conoscete? Sì. Chi non li conosce? Allora, i Pooh hanno una canzone in particolare che per me è stata storica, una dei primi, i primi 2 DP che li prendevo con questa canzone, andavo con la lingua fuori e finivo come i Visitors da solo a limonare lo specchio. Ma me la ricordo bene, questa canzone era Tanta voglia di lei. Ce l'ha a memoria tanta lei? Tanta voglia di lei è Vabbè, qui invece non era nananana, c'è un testo. Adesso chiedermi le parole dei pubblici. Allora, io adesso lo chiedo a loro. Io ve la inizio. Se ve la sentite, mi accompagnate voi. Dai. Mi dispiace di svegliarmi. Bravi. Forse un uomo non sarò. Bravi. Ad un tratto... Tra un... Mamma mia. E non dici una... Sembro bravo anch'io. Nel silenzio... So che non perdo... Ma qua dovete tirare giù il... Mi dispiace... di uno stronzo. Uno che va dall'amante, quando ha fatto il suo servizio, va e dice la scalda un altro, ma io torno a casa perché sennò quell'altra mi fa un culo. Stavamo surfando sulla poesia. Surfiamo, però loro la sapevano tutta. Vedi che la memoria per le canzoni l'abbiamo. Cioè, si stampa e non va più via. Loro mi canterebbero anche Parsifal, che era strumentale. Capito? Allora io ti dico, usiamo questa memoria per un fine... Giusto? Giusto. In questo paese si è parlato per tanti anni di cambiare la Costituzione. Vero. È vero? Questo è vero. Tutti, il referendum è andato male. Renzi, abbandono la politica! È rimasto in mezzo ai coglioni. Facciamolo, questa cosa. Noi la sappiamo la Costituzione, io ho scoperto di non saperla. No, non la so neanch'io. Alcuni articoli mi erano sconosciuti e ce n'è uno importante che vorrei musicare con una canzone dei Pooh. Un'altra dei Pooh. Perché magari musicandolo la gente se lo ricorda. Certo, qual è? L'articolo 11. Ok, che non so qual è. Lo facciamo però su Uomini Soli. Uomini Soli, nanana. Lui le fa tutte con nanana. Andiamo avanti in sci col nanana, nanana. E quello lì, nanana, poverino. Dai. Questa è la tonalità maestra. L'Italia ripudia... E quella lì è? L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come soluzione di controversie internazionali per garantire la pace alle nazioni. Ma è qui che poi ti girano i maroni in Libia, Afghanistan, che siamo andati a fa', ma Dio delle città e falli ragionare. Possiamo andare avanti così. Però rimane in testa. Rimane, così. Rimane. È un maestro! No, beh, l'abbiamo fatta male. Chiedo scusa ai Puma.
Matteo, bravo Andrea. Bravo lei. No, bravo lei. Bravo lei. Bravo lei. Allora, noi, se vogliamo capire che in guerra non ci dobbiamo andare, facciamolo imparare così. Questo però mi ha detto uno, è troppo lunga da imparare italiano, un po' pigro, faccio fatica a imparare il mio numero di telefono, non so la targa quando parcheggio, che cazzo ho imparato. Giusto, dopo. Ci può anche stare. Facciamone qui l'ultima, per chiudere questa bella serata, con un articolo che è il primo della Costituzione, il più importante. Che è breve. È molto breve. È breve. È sintetico, è sinottico. Sì. Facciamo una bella canzone. La canzone di chi? È chi fermerà la musica? Dei Pooh. Dei Pooh. Ok. No, è i Pooh, io so tutto. Sto tutte. Però chi fermerà la musica ha sol testo perché è il titolo. Allora proviamo a farla col testo. Chi fermerà la musica? Noi due. Abbiamo già dato un esempio di come la fermiamo. Va bene. La stiamo ammazzando. Va bene. La stiamo ammazzando. Però ce l'abbiamo. Primo articolo della Costituzione. Un, lì, due, tre, qua. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Tutti insieme, dai, pronti? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Basta, finito, non abbiamo più bisogno di fare altro. Allora, ragazzi, grazie ad Andrea, grazie a voi. Grazie a te. Abbiamo dimostrato... Che non so suonare, io non so cantare, ma noi, se i Pooh fossero stati eletti, erano meglio della Democrazia Cristiana. Sono durati 50 anni, hanno fatto 6 concerti di addio e sono sempre tornati, ma io questo pezzo lo voglio dedicare alla persona con cui l'ho scritto, un caro amico che non c'è più, a Stefano Dorazio. Grazie. Grande. Enrico Bertolino.